Un sabato mattina dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, quello vissuto a Nicosia il 25 novembre in occasione della giornata internazionale. Tra fiocchi rossi affissi su ogni giacca, scarpe rosse appese alle inferriate e rose, anch'esse immancabilmente rosse, sono state inaugurate due panchine presso la villa di Via Nazionale, dipinte dalla giovane artista nicosiana Maria Gozzino, di cui ormai in loco da tempo si conoscono e si apprezzano le capacità, come pure la grande disponibilità a partecipare ad eventi di riqualificazione urbana. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci, si legge su una delle due panchine, in cui spiccano due occhi spalancati tra il rosso, colore predominante. Parla, grida, urla, non subire in silenzio. E la frase è proposta con la seconda panchina ed è anche il messaggio che è stato lanciato ai ragazzi presenti in rappresentanza di alcune delle scuole locali. Le donne debbono avere il coraggio di parlare, di denunziare. L'iniziativa del Comitato Donne ha avuto il patrocinio del Comune di Nicosia. Presenti sia il sindaco Luigi Bonelli che il vice sindaco Anna Maria Gemellaro, che l'assessore Nando Zappia e la presidente del Consiglio Comunale Anna Rita Cosentino, come pure altri consiglieri comunali. Dopo un intervento della rappresentante del Comitato Donne, Claudia Murè, che ha espresso peraltro ai rappresentanti dell'amministrazione presenti il desiderio di intitolare la villetta a tutte le donne, sono intervenuti il sindaco Luigi Bonelli ed il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Fratelli Testa, José Chiovetta, i quali poi per l'inaugurazione hanno preferito non tagliare ma sciogliere il nastro rosso, mentre la giovane studentessa Rebecca ha sfilato il drappo pure rosso che copriva il manufatto in pietra posto ai piedi di uno degli alberi della villetta, con la scritta «In ricordo di tutte le donne uccise da chi diceva di amarle, per non dimenticare». Abbiamo voluto, noi intanto è giusto dire che siamo un comitato di donne, un comitato di amiche, che nel corso di questi 3 anni abbiamo organizzato delle manifestazioni di supporto all'amministrazione, ma soprattutto nell'ottica della valorizzazione di un paese che amiamo e nel quale vogliamo vivere bene. Oggi, in occasione del 25, giornata del femminicidio, abbiamo pensato di valorizzare questa villetta che di fatto rappresenta l'ingresso a Nicosia. È una villetta che molti non conoscono perché si passa con la macchina e non viene valorizzata. Quindi abbiamo voluto cominciare colorando due panchine fatte gratuitamente da una giovane e valente artista locale che è Maria Cosino. E nel corso degli anni vogliamo aggiungere le altre panchine. E in più abbiamo predisposto una targa in ricordo di tutte le donne uccise per mano di chi le amava e vogliamo e abbiamo già proposto all'amministrazione comunale il nostro desiderio di intitolare questa villetta a tutte le donne. Perché desideriamo che questa giornata non sia un ricordo di violenza, ma un ricordo di speranza, di fiducia e di dignità, in modo tale da poter gradualmente modificare le coscienze.